Brando Francesco Arca non riesce a dimenticare Silvia Francesca Valtorta, ma lei rifiuta ogni contatto. Nel frattempo, però, a Carrara arriva un importante scultore e, nonostante le reticenze di Silvia, suo marito Corrado Giorgio Luppano gli propone di visitare il laboratorio d'arte di Lucchesi. L'idea di rivedere Brando lascia la donna senza fiato. La signorina Augusta Maffei Sara Damario non perde occasione per vessare Maddalena Desirée Noferini e dopo aver saputo del suo fidanzamento con il nipote Tommaso Rocco Giusti l'astio nei confronti della giovane si inasprisce. Alberto Rubengillo ha appena avuto una figlia illegittima da una contadina e rischia di portare disonore nella famiglia Corradi. Nonostante il suo desiderio di paternità, Alberto è disposto a rinunciare alla piccola, ma la sua decisione ha un prezzo molto caro per la famiglia. Deve essere lui il candidato della famiglia Corradi alle prossime elezioni. Se il video vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi. Se non volete perdere nemmeno un video ricordatevi di attivare le notifiche tramite l'apposita campanella.